Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo quale tipo di lavoro possiamo svolgere quest'oggi. Ci siamo lasciati che siamo in Repubblica Ceca e quindi vediamo un po' cosa abbiamo a disposizione. Allora, vediamo un attimino qualcosa vicino a Brno, dove siamo adesso. Allora, abbiamo altri prodotti chimici caldi, ma questo è abbastanza piccolino come viaggio. Oddio, un bel po' di macchine le portiamo in Belgio, SUV di lusso addirittura, e questo con 1000 km mi sembra un po' eccessivi. Questi 245, qualcosa che sia, insomma, non troppo lungo. Questo porteremo della tubatura quadrata in Ucraina. Qui invece andremo in Germania, 600 km. Tutti, oddio, qui andiamo in Polonia, latte in polvere, insomma, questo non sarebbe male, eh? Oppure qua, birra analcolica, la portiamo sempre in Germania, questo ci pagano 13.000. Oddio, qui andremo nuovamente a Sud, ma lungo, insomma 16 ore. Vabbè, o facciamo questo in Polonia oppure in Germania, io quasi quasi andrei in Polonia. Perché poi se troviamo qualcosina da qua che ci porta ancora verso nord, non sarebbe male come cosa. Qui però partiamo un po' lontano rispetto a dove siamo noi, quindi dobbiamo farci un po' di strada prima di arrivare effettivamente al luogo di carico, insomma. Quindi postiamo il GPS, tra l'altro purtroppo piove ancora, insomma sto registrando di seguito all'episodio scorso e piove, ci siamo lasciati che pioveva, indovinate un po', piove anche ancora adesso. Ho messo una notte per quanto riguarda le luci, non so se vedete decisamente più lunghe adesso la questione. Forse pure troppo, vediamo, insomma, era realistic, light, qualcosa. Voltare a destra. Insomma, la sto provando, ma mi sembra un po' troppo forte, insomma, per quanto siano le 5 del mattino, però insomma si vedono abbastanza le luci, insomma. Vabbè, la proviamo, le brutte, la tolgo, insomma. E cambia molto. Allora abbiamo 48 minuti di viaggio libero, diciamo, per voltare andare a prendere il nostro carico. Attenzione, carico anche della Red Bull, so, forse la squadra corse di Formula 1 qui in Repubblica Ceca. E devo pure andare piano perché sull'acqua veramente abbiamo qualche problemino. Se vado da tutto gas e sto col volante girato, si sente un po' che scuota il posteriore, perché non avendo ovviamente il carico dietro siamo abbastanza leggerini sulle ruote posteriori ed è un po' un casino. E nel mentre ho anche riparato i danni che abbiamo avuto nello scorso appuntamento, quindi ora abbiamo comunque il camion fatto molto fatto a bene, insomma, senza nessun tipo di problema. Altra cosa che ho notato, anche se io in verità di mod non le ho toccati, per quanto riguarda la mod quella di modifica del camion, mi dice che ne manca una. Io, ripeto, mi sono limitato ad aggiornare quelle che già c'erano, quindi non lo so effettivamente quale manchi, perché non me lo dice. E il problema è che lui praticamente vuole farmi ripagare i soldi spesi per quelle modifiche che ora non ci stanno più, e mi ritarebbe tipo 4 milioni di euro, una cosa del genere. Quindi capite bene che per il momento non l'ho fatta sta cosa. Io quasi quasi avrei potuto fermarmi a mettere benzina. Vabbè, e scusate, dicevo, non l'ho fatta sta cosa, sennò mi sballa tutto il montepremi, quindi poi non avrei più senso, insomma, continuare a giocare. Devo vedere effettivamente qual è sta mod che manca e va a rimettermi, insomma, i pezzi che avevo già preso. Secondo me comunque qualcosa estetica, perché io avevo messo le luci anche sopra la cabina mentre sono sparite, quindi non lo so, però di solito, cioè, la solita mod che utilizzo per le modifiche, cioè, è sempre quella.
la SLS qualcosa, non mi ricordo precisamente il titolo, però voltare insomma a destra. Io mi sono sempre solo limitato ad aggiornare la versione, quindi o hanno tolto effettivamente magari quello specifico oggetto che avevo acquistato e quindi magari l'hanno sostituito con altro, ma quello non essendoci, quindi il gioco vuole farmi risparmiare i soldi, ma cioè mi vuole rimborsare. Il problema è che sono veramente tanti, ripeto, 4 milioni e qualcosa. Allora, già che sto qua, no, questo non è un cioè sì, è un distributore, ma non me lo fa fare, non c'è il simbolo effettivamente del distributore, quindi non mi posso fermare. E vabbè, alla prossima. E quindi ripeto, per il momento non l'ho fatto, vedo un po' come sistemare la cosa, insomma non ho voglia di ovviamente rovinare tutta l'esperienza con questa cosa, insomma preferisco non fare modifica al camion invece di ricevere soldi che non, effettivamente non sono miei. Non è che ho speso 4 milioni di euro per fare le modifiche al camion, l'avrò speso molto meno, quindi ti sa cacchio ti calcolo, fai il gioco per ridarmi tutti quei soldi, insomma. Quindi per il momento ripeto non l'ho fatto. Tra l'altro sta scendendo giù pioggia veramente come se non ci fosse un domani, abbiamo fatto due appuntamenti sotto la pioggia, ce la stiamo a portare da Slovenia tipo sta pioggia. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Ok, andiamo qui, mancano 25 minuti a destra per arrivare al punto di carica e poi effettivamente abbiamo la strada per la nostra voltare destinazione. Frena. E niente, mamma mia come non frena proprio niente sul bagnato. E niente, ormai la multa SASE me l'ho presa. Siamo arrivati belli allegrotti, ma non ha fatto proprio in tempo a frenare. Per fortuna non c'è nessuno davanti, sennò facevamo una strage. Devo andare decisamente più piano. Allora, aspettiamo il verde ovviamente. Mi piacerebbe pure che smettesse di piovere, dannazione, una cosa assurda. Veramente assurda l'acqua che sta butta giù. E ho anche fatto passare il tempo perché eravamo arrivati anche abbastanza stanchi nell'ultimo viaggio, quindi ho detto vabbè, mi porta avanti il tempo così recupero un po' di fatica, sperando che smettesse pure di piovere, invece no. Ma ancora di più, addirittura è aumentata rispetto a come l'ho lasciata. Tenersi a sinistra e poi voltare a sinistra. Una cosa assurda. Allora, andiamo qui. Una volta anticipiamo un po' la frenata, Allora, iniziamo a prendere le multe del semaforo rosso, poi in casino. Frena. Già prendiamo poco per i viaggi, se andiamo a perdere anche per le multe è un casino. Già ogni giorno ci scalano più di 5.000 euro del prestito che abbiamo preso, quindi dobbiamo stare abbastanza attenti da questo punto di vista. Allora, mettiamo un attimo il cruise, qui il limite è 50 che si alzerà a 60. Ok, allora 15 minuti, figa sta galleria, non ho capito se questa è a doppio senso o meno. Forse no, mi sa. No, infatti. Era bella tranquilla soltanto per noi. Limiti ora a 80. Quindi ci facciamo questo ultimo pezzo per arrivare al punto di carico. Poi effettivamente parte il nostro viaggio. Sperando di arrivare in tempo appunto per il carico. Allora, qui ci teniamo a destra. Male pure questa parte della Repubblica Ceca, tutti i disegni sui cavalcavie, insomma, comunque caratteristiche le varie nazioni, insomma, si vede che c'è un po' di differenza, insomma, si percepisce la differenza magari dall'Austria con la Repubblica Ceca o la Slovenia dove eravamo prima, insomma. Oh, dai che ti devo girare, guardate questa macchina. Guardate, e niente, sarà affiancato e non passava, dannazione, e poi lo pigliavo pure. Prepararsi a voltare a destra. Allora, siamo arrivati al punto di
carico, per fortuna. Manco di... ah, il latte in polvere dovevo prendere. Ma un attimo, ho scordato cosa stavamo venendo a caricare. Eccoci. Ah, alla fattoria, oddio. Qui termina il nostro viaggio. Ok. Allora, vediamo un attimino se è ancora disponibile il lavoro. Sì, direi di sì. Ce ne sono due, in verità. Ah, ok, uno era quello in Germania, l'altro in Polonia. Accettiamo quello da Polonia. Al lavoro. Che è un po' più... più corto. Spero. Allora, ho il punto di carico qua. Ok. Oh, aspetta. Se non premo la retromarcia è un casino. Dai, perché non smettere di piovere? Fammi fare un viaggio senza sta pioggia, magari. Ok, allora. Rimorchio. È ora di andare. E si va. 6 ore e 30, 430 km di benzina. Quante me ne segna? Ancora 1000, io voglio. Ci facciamo questo senza grossi problemi, ma poi dobbiamo assolutamente mettere benzina. Sennò voltare a destra. Potremmo avere qualche problemino. Allora, andiamo qui a destra. Portiamo ancora sta mega acqua, cioè guardate l'acqua che sta cadendo. Assurda. Una volta devo modificare le impostazioni, facciamo soltanto le strade secondarie. Così tutta paesaggistica invece che l'autostrada classica, insomma. Che non sarebbe male, giusto per cambiare ogni tanto e fare qualcosina di differente. Allora, mettiamoci comodi, abbiamo 6 ore di viaggio da fare. Ok, qui la carreggiata si stringe. Sa quanto faremo sta statali, direi. Sempre la solito pezzo in cui da un lato sono due corsie, da una è una sola, poi si cambierà, una parte saranno due e da una parte una. Non l'ho mai capita sta distribuzione, insomma. C'è pure il ponte, quasi diminuisce velocità. Ah, perché si entra in città, quindi è giusto sì che si vada più lenti, decisamente. A parte qua ci sono anche persone in giro, forse questa è una delle nuove, insomma, zone che hanno rilasciato. In alcune città non si vedono manche i pedoni, certo sta piovendo così a dirotto, si vedono pedoni in giro manca con un ombrello, però insomma fa, è carino vederli, ce ne so un bel po', insomma, in giro, fa ovviamente da rende tutto un po' più vivo, ecco, che vedi magari una città che non c'è nessuno, sennò le macchine che gironzano. Non male sto posto, assolutamente. E allora siamo pronti qua a sinistra. Temporale pauroso qui. Ok. Ok, allora rimettiamoci in cruise e via. Allora sono le 7:06 del mattino. Allora, quando dobbiamo consegnarlo? Sempre domenica tra le 12:10 e le 16:20. Quindi dobbiamo anche qui sperare di non avere troppi problemi. Cioè, se non ce l'abbiamo proprio sarebbe meglio, però visto comunque il tempo, andiamo anche un filo più lenti del dovuto perché stiamo qua in una zona in discesa e poi sicuramente il limite sarà di nuovo a 50 perché siamo nel centro città. Infatti, no, rallentiamo un pochetto qua. Andare dritto. Ok, fortuna è pure verde, oh. Tenersi a destra e poi
Continuare dritto. E così manco ci fermiamo, c'è pure il leader qua. Andare dritto. Ottimo. Per il momento non abbiamo manco preso l'autostrada, o ci stiamo andando. Tenersi a destra, diciamo. E poi continuare dritto. Oppure una parte la faremo così. Le statali. Dai che forse ha pure smesso le piove. Dai che forse ce la facciamo a fare un pezzo di strada in cui non piove. Pezzo del viaggio, diciamo. Ah. Mamma mia, oh. Abbiamo visto, ecco, come se non ci fosse un domani. Piano qua, ci sono pure dei lavori. E qua a 30 magari... Magari no, 30 all'ora è un po' troppo poco per il nostro camion, cioè si ingorfa. Sperando che non arrivino macchine, cioè dalla polizia ci fanno della multa. Ok, ma qui 30 non ci so più e si ritorna a 80. A posto. Oh, finalmente vediamo un po' di cielo azzurro, mamma mia. Abbiamo visto acqua per due appuntamenti quasi. Incredibile. Oh, perlomeno, dai, ci sta. Si vedono ancora un po' a terra il fascio di luce, eh? Vediamo se poi quando farà un po' più giorno, diciamo sono le 7:48, anche se insomma di luce già ce n'è, ancora che si vede il fascio di luce dei fari, sono un po' troppo eccessivi secondo me da questo punto di vista. Beh, un po' meno, devo trovare una moto che magari ne metta un po' meno di così. Che insomma è palesemente giorno, ma vedo ancora la differenza pochettino sull'asfalto quando passo dagli abbaglianti agli anabbaglianti, quindi insomma vuol dire che fa ancora un po' troppa luce e dovrei vedere effettivamente poi di notte, proprio notte, com'è la situazione, perché adesso l'abbiamo provati ma era già prepararsi già a voltare giorno, a destra, quindi l'effetto proprio massimo non l'abbiamo potuto vedere. Allora, andiamo qui a destra. Buona sta cosa, comunque. Non stiamo prendendo autostrade. Voltare a destra. Non mi dispiace affatto. Vediamo un po' se non arriva nessuno. No. Le stradine secondarie, insomma, sono molto interessanti. Se vedere il paesaggio è molto affascinante. Da questo punto di vista non è male, anche perché comunque i limiti quelli sono. Siamo arrivati già al confine, attenzione. Infine che separa Croazia e Polonia. Poi dovremmo andare un po' più al centro della Polonia, però insomma siamo già nel territorio. E passiamo un attimo qui, che ovviamente la zona qua ce la facciamo a 50. C'è pure i vigili del fuoco che hanno fatto una fila praticamente. Ah no, c'è stato un mega incidente. I pezzi per strada. C'è stato un mega tamponamento lì alla dogana praticamente, con i pezzi dei paraurti anche finiti dell'altra carreggiata. Dai, riportiamolo a 80, credo che sia il limite qui, speriamo. E no, invece sono a 70. Andiamo ancora un filo più piano. Iniziamo a guardarci anche i paesaggi della Polonia, ragazzi, eh. Mi ha fatto male, sperando che non piova più, che cacchio. Veramente basta questa cacchio di pioggia, l'abbiamo lavato sto camion. E questa che sta ferma, 50. Mi sa che ci sono dei lavori, eh sì. Ci sarà il semaforo, mi sa. Spero. Sì, stanno tutti con la freccia a sinistra. Eh sì, dobbiamo aspettare che scatti il semaforo. Vediamo un po'. Eh sì, c'è il semaforo. 30 all'ora, capirai. Insomma, c'è un po' di fila, eh? C'è pure la polizia, quindi cerchiamo di prestare attenzione. Veramente ci manca che ci facciano la multa. Speriamo che non ci metta tanto sta cosa, perché... Insomma, noi entro... Vabbè, c'è ancora tempo, 16:20 dobbiamo arrivare a destinazione per consegnare il carico, però sono proprio sti imprevisti che magari te fanno perdere quel tempo necessario. Ma insomma, anche quanto duri sto semaforo, sparo un bel po', eh? Eccolo. 30 km/h, a stento ci arriva
il cruise, non manco se riesce. Vieni che macchina, chi è questa? Oddio, una Maserati vecchio stile, non mi ricordo il nome, ma è una delle vetture Maserati veramente vecchie, bellissima, insomma, vederla così per strada, tanta roba. Allora, proseguiamo il nostro viaggio, abbiamo davanti anche due camion e una Dobotte, però qui siete già 70, abbiamo pure lasciato un po' di spazio, così non dovrebbero, spero, rallentarci. E mi sa che se la fanno tutte su queste strade così, eh? Alla fine era quello che avevo chiesto, diciamo. Quindi non mi posso assolutamente lamentare, senza manco aver fatto cambi sul navigatore. Dovrei fare qualche modifica al camion per quanto riguarda il motore, però, eh? Su ste salitelle, quando siamo abbastanza carichi, fa un po' di fatica. Quindi montare magari qualcosina in più per quanto riguarda i cavalli non sarebbe affatto male. Oppure c'è un'azienda. Non male, eh? Non male qua. Mi piace sto posto così. Ancora 4 ore prima della destinazione. Se so tutte così, so interessanti. Non c'è manco troppo traffico, insomma, stiamo scorrendo e non ne scende manco nessuno di macchina, quindi, o di camion, insomma, quindi veramente poca roba per il momento. Sono le 9:22, partiti molto presto da Repubblica Ceca, pare, sì. Speriamo di non trovare altri punti in cui ci sono i lavori in corso e dobbiamo rallentare. E i campi coltivati qua sulla sinistra, questo è tutto grano magari. E arrivano anche i mezzi pesanti adesso da quest'altra parte. Allora, noi proseguiamo dritti, qui mi pare che ci siano le doppie corsie, okay, quindi noi ci spostiamo qua sulla nostra destra, iniziamo a scorrere un po' di più, infatti il limite si sposta a 80, quindi 70 per la corsia singola e 80 per la doppia, ci sta, insomma. Ci sta. C'è anche sta nuvolosità che ancora si sta preparando, sembra che ci becchiamo un altro sgrullone d'acqua, speriamo di no, che veramente è un po' troppo quest'oggi. Fortuna la probabilità di pioggia dovrebbe essere comunque abbastanza minima, ma so due volte che prendiamo acqua praticamente. Sinistra. Allora, sì, però siamo dritto, quindi va bene così. 3:20 al nostro arrivo, ragazzi, eh? Questa sì, diciamo, è proprio autostrada, però la prima parte non mi è dispiaciuta, eh? Molto interessante anche il pezzo per uscire dalla Repubblica Ceca, cioè andare entrare in Polonia, molto molto figo, comunque strade statali, insomma, abbiamo ammirato il paesaggio, veramente tanta roba. Allora, qui ci spostiamo sulla destra, così stiamo fuori dalle scatole e tutti possono andare liberamente. Siamo ancora a 80 km/h, il nostro limite è qui su ste strade, dobbiamo pazientare un po', mancano quasi 3 ore ancora, dovremmo arrivare assolutamente in orario, dovremmo caricare, abbiamo detto tra le mezzogiorno e 10, sì abbondantemente, insomma, senza grossi problemi. Non so se per assurdo, se si arriva addirittura in anticipo ti dà un malus, perché appunto si arriverà troppo in anticipo, quindi vuol dire che è corsa, insomma, non lo so, non mi è mai capitato, rimanendo nei limiti di velocità si rientra abbastanza agevolmente nel range che ci dà il gioco. Purtroppo se mantieni la velocità e poi ci sono gli imprevisti, là potrebbe essere un problema, se già si arriva magari al limite dell'orario. E sto autobus come pilota, quello magari va a 100 km/h, quindi va più veloce di noi.
Ma sicuramente si piazzerà davanti. Allora qua mi sa che c'è un restringimento di corsia. Io devo andare a sinistra ancora. Dai, dopo sta macchina a sinistra e poi continuare dritto. Ok. Sto cruise, mamma mia. Cruise adattivo. Mi sono spostato troppo vicino all'altra vettura e quindi lui ha frenato perché pensava che ci stessi andando addosso. A meno che non era la frenata automatica. Devo vedere cosa ho lasciato attivo. In verità mi ricordo di averla torta. Ma si vede che non è così. La devo comunque togliere, insomma. Quello adattivo può essere comodo, però alcune volte è troppo invasivo. Soprattutto per quanto riguarda la distanza, che non si riesce a capire quale sia settato. Quindi inizia a essere troppo invasivo e frena forse anche troppo anticipatamente. Intanto qua, ragazzi, uno di nuovi nuvoloni. Mamma mia, ci ho dato una tregua di qualche ora, ma veramente si stanno volando di nuovo. Sta perturbazione proprio che ci sta perseguitando da due nazioni fa. Vediamo se riusciamo, magari è solo nuvolo e non fa niente, hai visto mai? Se siamo fortunati, effettivamente è così. Allora, qua c'è un benzinaio, preferisco andare dritto, tanto la benzina. Ci abbiamo ancora 739 km, noi dobbiamo fare 150 quasi, quindi abbondantemente dentro. La faremo poi quando abbiamo già consegnato il carico. Così non perdiamo tempo a dover mettere benzina e quant'altro. E anche là è un bel salasso dei soldi. Ah sì, dai, un po' di traffico e niente di che. Appunto questo sfondo di nuvole che si fanno sempre più minacciose e noi stiamo andando proprio in quella direzione. Scusate. Che non promettono proprio bene bene, sperando che riescano a trattenersi, diciamo, finché non arriviamo a destinazione. Manca poco meno di 2 ore. Vediamo un po' se riusciamo ad arrivare perlomeno asciutti all'arrivo. Poi se deve piove, piova, insomma. C'è poco da fare. Anche qua comunque non abbiamo trovato caselli, eh. Alla fine solo in Italia ci stanno sta cosa che devono pagare ogni 3x2. Abbiamo passato Repubblica Ceca e non c'erano. Ora stiamo in Polonia e anche qui non ci sono. L'Austria non ci sono. Quindi meglio, insomma, Poi se ci scala tutta una botta, una tassa perché avremmo passato il paese, ci sta. Però ogni 3x2 che ti devi fermare e pagare è un casino, insomma, ti interrompi il viaggio, poi si crea traffico, insomma. È una rottura di scatole. A meno che questa non sia l'autostrada, ma mi sembra strano che non lo sia. Mi sembra molto strano, ecco. Allora, altra zona di parcheggio e basta, mi sa, no? Se sono zona di parcheggio e riposo. Non ci interessa, anche se siamo quasi al massimo come stanchezza, ma insomma dovremmo arrivare senza problemi. Poi ci fermiamo una volta che abbiamo consegnato il carico. Fammi spostare qua, che sicuro questi si infilano e poi mi conviene rallentare. Dai, che non c'è questa sabbia o terra che c'hai addosso. E niente, non passa, eh. Fortuna non c'è nessuno dietro che mi sto rallentando, però io mi sa che una certa dovrò svoltare a destra. C'è pure una macchina. Dai, che sarei più veloce di me sicuramente. Basta arrivare in autobus, ne so. Un camion dietro di noi.
vabbè, per il momento rimaniamo così. Poi se arrivano ci dobbiamo spostare, ci sposteremo. Ecco, per fortuna rallenta e quindi noi possiamo approfittarne. Andare dritto. Ecco, stiamo andando dritto. Questo che c'ha un muletto sopra il rimorchio, trainato da una vettura Hyundai, mi pare. Ok. Beh, non ci abbiamo nessuno proprio alle calcagna, quindi possiamo rimanere qui, anche se ma questa col muletto. Ah, facciamo una cosa, ci vediamo un po' di più, superiamo un attimo i limiti. Voglio spostarmi sulla destra ed evitare sto tizio col muletto. Andiamo alla freccia, vediamo se rallenta un filino per darci un po' di margine. Sì, sembrerebbe di sì. Ok. Ok, torniamo nei ranghi, va? Così. Questo sto un po' più tranquillo, tanto sicuramente dobbiamo uscire sulla destra, infatti, quindi lo abbiamo fatto veramente appena in tempo. Ok, dai, per fortuna qua un asfalto decisamente migliore di quello di prima, che era eccessivamente consumato, direi. Ok, tutto sto curvone. Dai, siamo quasi arrivati, 24 minuti e siamo nella zona di discarico. Oh, sta Mitsubishi Lancer. Spettacolo, gialla un po'. Però il modello non dispiace assolutamente. Qui, 60. Frena, 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 che sta. La fortuna che c'è va pure la morta, stava là proprio appizzata. Ah no, 80. Ah, vedi, 7 euro di pagaggio pagato, insomma, quindi una tanto, un po' si prende e paga, ci paga il pedaggio, e non è male come cosa. Occhio qui che sennò siamo pure quasi arrivati, c'è pure di che, ecco, noi stiamo portando del latte in polvere, se non ricordo male. E iniziamo a spostarci sulla sinistra, che non ce l'ha detto, ma insomma, vedendo dal navigatore, dovremmo girare appunto a sinistra qui ben presto. Siamo arrivati alla città di Lutz, pure un bel po' di traffico lì, Ah, di nuovo russo, dannazione. Vabbè, pazienza. Ok, allora dobbiamo arrivare fino alle 16:20. Vabbè, ci manca veramente poco. Ma il tempo di arrivare ci siamo. Ok. Perdonate se la cam si vede un po' scura, ma sta calando la sera anche realmente, quindi pensavo di venire voltare un po' prima e non ho acceso la luce. Ma ci vediamo, infatti, il semaforo, perché era giallo mentre stava a passare. E quindi, vabbè, alla rotatoria, prendere la prima uscita. Comunque, cioè, si vede proprio che queste sono nuove zone che hanno rilasciato magari con i DLC. Perché uscire uno, so, adesso i pedoni, ma anche come sono state create quanto riguarda magari i dettagli e quant'altro, si vedono che sono molto più curate da questo punto di vista. Quindi non è affatto male come cosa, assolutamente, proprio, cioè, si vede proprio la differenza, la cura dei dettagli e quant'altro, quindi veramente ottima come cosa. Tra l'altro stanno ancora continuando a sistemare anche, diciamo, i vecchi scenari, stanno risistemando anche alcune parti della Germania, insomma, quindi prosegue il lavoro di ampliamento e modernamento della mappa, aggiungendo magari nuovi edifici, nuovi dettagli, appunto, che rendono le città più vive, tra cui anche i pedoni stessi, ripeto, nelle città quelle più
più vecchie del gioco, magari le prime, non è che si vedono molte persone che girano. Ce l'avete visto prima in quel paesino che abbiamo passato, c'erano più pedoni che casa, a quanto pare, mentre qua magari siamo arrivati a destinazione. C'è alla veramente prossima. Poca roba. Allora, intanto siamo arrivati qua, mi sa che è tipo una sorta di supermercato sto posto. Allora, proviamo sto parcheggio difficile, vediamo un po', dobbiamo fare intanto il giro. Sì, sembra un supermercato, guarda questa è una cosa piazzata, dannazione. Vabbè, ci dovrebbe essere spazio per passare un po' a tutti. Ok, occhio di dossi. Ma vediamo qua com'è la situazione, perché dobbiamo entrare in retromarcia. Spero di averne fatta una cacchiata. Ah no, dai, è abbastanza ampio. Un po' di destra e sinistra, ma dovrebbe essere abbastanza ampio. Oddio. Non è proprio così ampio, eh. Dovevo cercare di indirizzarmi bene. Allora, vediamo, perché pensavo fosse un po' più easy. Invece è tutt'altro. E allora, come stiamo messi? A cazzo di cane proprio. Allora, vediamo un po' se riusciamo a girare. Facciamo il pelo alla ringhiera. Devo entrare. Ok, così già siamo praticamente nella posizione corretta. Il problema è che così non si vede affatto niente. Ma dovevo continuare tipo così. Ok. Ok. Aspetta, ma drizza, aspetta. Vai avanti. Da sto lato non si vede proprio niente. Devo sfruttare solo quello di destra. Aspetta. Un po' storto. Mi sono incastrato in qualche punto che... Ah, sono proprio arrivato indietro. Allora, aspettate, adesso posso gestirmela da destra altra parte. Diciamo che il più l'abbiamo fatto. Raddrizziamosi. Ok. Ah, aspetta. Ho avuto storto del volante. Ok. Dai, perfetto. Ok. Pensavo fosse più difficile, però con la manovra che abbiamo fatto ci siamo trovati veramente nella posizione corretta e poi ce la siamo gestita bene. Allora, abbiamo guadagnato comunque un po' di soldini, altri 11.000 dollari, insomma, che non sono affatto male. Allora, ragazzi, direi che ci possiamo anche salutare. Perdonate, ripeto, la penombra qui che purtroppo è calata la sera e non ho acceso la luce preventivamente. Io di nuovo vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!